Buonasera a tutti, ragazzi. Che cazzo dovrebbe? Io vado a lavorare. Comunque, giorno dopo di Inter-Juventus. Che cazzo dovrebbe? Questo video qua già lo vedete dopo. Lo vedete la mattina. Lo siete già belli freschi. Io, che cazzo dovrebbe adesso? Cioè, io ancora godo. Abbiamo battuto Juventus per la seconda volta in Coppa, o la terza addirittura in Coppa, dopo l'anno scorso. Una partita rovenza che l'ha preparata meravigliosamente, non si può dire nulla. Quando c'è da fare i complimenti io li faccio, perché non mi tiro mai indietro. Io l'ho detto, Inzaghi a me non piace. Però quando prepara queste partite e le porta a casa è soltanto da applausi. Applausi e ancora applausi, perché comunque 24 mesi buoni Inzaghi. I buoni Inzaghi ha portato a casa due Coppa Italia, una Coppa Italia, due Supercoppe. Se contiamo insomma due ottavi in finale, nel senso di finale di Champions League, e ancora una volta in finale di Coppa Italia per la seconda volta. E io penso che d'Italia nessuno allenatore italiano, in generale d'Italia, abbia fatto così bene in Coppa. Spalletti è uscito dalla Champions, è uscito dalla Coppa Italia. Pioli è uscito dalla Coppa Italia, ha perso la Supercoppa. Allegri ha perso la Coppa Italia, l'anno scorso ha perso la Supercoppa. La Lazio anche, quindi nessuno in Italia come allenatore italiano, in generale come allenatore in Italia, ha fatto meglio di Inzaghi. E sono proprio da Liberti che nelle coppe Inzaghi si scatena, perché è una partita secca, le prepara perfettamente, poi il campionato fa cagare, io lo dico, aspetta, lo dico proprio senza aprire sulla lingua, fa cagare, ma è stato il più di tutti che fa cagare. E poi, ma anche non è stato colpa di Inzaghi, è colpa di un operatore un po' così e così all'inizio stagione, con Skriniar, con le voci di mercato, con un attacco che si creava ma non segnava, e anche la sfida che ci mette, che si è fecurata di in porta, purtroppo Inzaghi non ha colpe, ma a me non piace in generale come allenatore in campionato. Poi l'abito coppe è un fenomeno, e lo ripeterò. Quindi questo momento applausi, applausi e basta, cioè applausi. Sulla partita l'Inter ha dominato per 90 passa minuti, ha tenuto bene il campo e ha tenuto la Juventus nella sua area di rigore. Poi quando saliva la Juventus non faceva chissà cosa, perché trovava sbalchi o spunti. Onana preziosissimo, ragazzi, Onana, mi fai pure parare le mie palle da Onana, per quanto è forte, non dico che sia più forte di Maignan, ma lei è al suo livello, però è il secondo portiere forte in Serie A. Non me ne voglio vicario, perché vicario a me piace, però vorrei avere una big vicario. Ora ricordiamo che è arrivato da un test antidoping dopo un anno a giocare. E poi chi c'è? Debian, uomo ovunque, Debian uomo ovunque. Acerbi è colossale, cioè Acerbi ragazzi ha fatto una partita meravigliosa. Bastoni buonissimo, anche lui la sua prestazione, non ha millato, però ha difeso, ha tenuto bene Di Maria, che non è un cliente facile. Mkhitaryan, ragazzi, Mkhitaryan è un fenomeno. Questo è uno di 33 anni, che è titolare da 4 mesi e mezzo, e doveva essere il sostituto di Calhanoglu, nulla. Calhanoglu appunto titolare, ha giocato una grande prestazione, ha tenuto i centrocampi in mano, così come Barella, che ha fatto quell'assist per Di Maico meraviglioso. Di Marca appunto interista dentro, e quel gol lì è tutto suo, ma è tutto interista quel gol lì, perché Di Marco è nato, è cresciuto e penso che è interista. Poi ovviamente segue un'offerta dalla squadra di Premier, ci va, ma come giusto che sia, perché Di Marco in questo momento è un ottimo terzino. Poi gli manca qualcosa, gli manca un po' la difesa, però è un ottimo terzino. Dumfries, mio partito stagionale di Dumfries dopo Lecce, l'una di Dumfries mi è piaciuto. Ha portato un uomo che non li vedevo fare da un anno praticamente. Ha galoppato due o tre volte,
so che poi l'Italia è stata a creare dei rigore, ha difeso, ha attaccato, ha lottato. Dumfries anche oggi, c'è cioè anche oggi. Ieri lui era lì, anche la partita. Forse la terza partita bella che fa quest'anno, quella della Champions League. Lautaro lottatore, Lautaro un toro, è dappertutto, poi è uscito da campo spompato, ha cercato il gol, lo ha trovato purtroppo, ma è lì che lottava come un leone. Dzeko non aveva trovato il gol, poi l'aveva fatto, annullato, dopo che ha mandato al Baretti in buono 50 milioni di Bremer, ma ha tutto sui piedi la squadra, è sceso fino a centrocampo a difendere, ha corso per non so quanti minuti, e c'è anche lui una bella età, 37 anni. In generale tutta la Inter ha fatto un'ottima prestazione. Di Maria è venuto bella bada. Chiesa non ha fatto nulla per rischiare l'Inter, per far rischiare l'Inter. Quindi, ragazzi, tanti applausi a Zaghi, tanti applausi all'Inter, ai nostri ragazzi. Adesso ci siamo un'altra finale, l'ennesima di quest'anno. E di questi anni, dopo lo scudetto, magari mettiamo un'altra coppia di bacheca che ora butto. Tutti che dicono, ma non viene più un ciclo. Il ciclo è quando vince ancora le coppe. E noi in 3 anni abbiamo vinto lo scudetto, due coppe, Supercoppa e Coppa Italia, una Supercoppa quest'anno e forse un'altra Coppa Italia. Forse, ovviamente, mettiamo ancora, mettere le mani avanti, non lo so come finire la finale, però abbiamo un'altra possibilità di vincere un'altra coppa. E siamo ancora in finale di Champions League. E chissà, il miracolo di Sant'Ambrose non può venire. Quindi, il ciclo è quando vince ancora le coppe. Poi quando non vince più un cazzo, il tuo ciclo sarà finito. Quindi, caro milanista, evita di sfottere sul ciclo. Perché tu non è che hai aperto chissà cosa, tu hai aperto un ciclo mestruale. Hai vinto lo scudetto, trovato per terra, non hai vinto più un cazzo. Hai perso la Supercoppa di 3-0, ti ricordo. E sei di Champions. Conte con la coppa, quindi Zaghi si carica a bolla per la coppa lì, vedrai, se forza l'Inter.